là, salve a tutti ragazzi, eccoci qua ritornati su Dark Souls 2. Quest'oggi andremo a visitare la foresta di giganti. Allora, corriamo subito, andiamo a recuperare ciò che è qui sopra. Allora, questo è figo, è una meccanica nuova di Dark Souls 2 che praticamente sembra che non si possa passare perché la porta è chiusa, ma noi possiamo anche sfondarla. Allora, e si possono sfondare anche, adesso se la colpisco vedete che si muove, si possono sfondare anche i forzieri, però c'è un piccolo però. Sfondando i forzieri, quelli di legno ovviamente, avremo il rischio, anzi non avremo il rischio, praticamente si rompe ciò che è all'interno, quindi perdiamo tutto e diventerà ciarpame, quindi non ha senso rompere insomma i forzieri. Sì, uno dice ho paura perché secondo me è un mimic o cosa del genere, lo so ragazzi, però non vi consiglio di romperli, usate l'amuleto di, come cavolo si chiama, non mi ricordo più, ce ne ho uno qui, non mi ricordo più come si chiama, quelli che serve per addormentarli, di Lloyd. Amuleto di Lloyd mi sembra che si chiama. Oppure fate un primo piano così, vi avvicinate pian pianino e se è leggermente aperto e si vedono i denti sapete che è un mimic. Allora, proseguiamo. Andiamo dentro qui. Qui c'è da prendere una cosina che è qui nell'albero. Ok, quindi niente di super impegnativo, basta stare un po' attenti, ecco appena detto. Come stavo dicendo prima, niente di impegnativo, basta stare un po' attenti. Oh, non sono capace, ma non essere capaci di saltare lì. Oh, era così difficile. Benedizione divina. Adesso ritorniamo al falò, recuperiamo ciò che abbiamo perso. Allora, io direi di andare a dare un'occhiatina a ciò che è qui. E magari la spendiamo tutta qui, questa puntatina, no? Che sicuramente prendiamo delle cose molto interessanti. Molto interessanti. Come vediamo, i salti sono veramente... Oddio, oddio. Ma iniziare la puntata così? No, 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 no. No, 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 no. Oh, calmati. Calma. Oh. Oh. Allora, proseguiamo da prendere una cosa qui. Qui, quando andate fuori, state molto attenti a questo perché vi incula a freddo. Fidatevi. Allora, facciamo un saltino. Ok, ecco qui. Prendiamo un'effigie umana. Che cazzo? Iniziamo già subito bene. Sono arrivato fino a qui, ho affrontato il cavaliere di Aid e cosa mi uccide? Un bel salto! Allora, fanculo. Allora, non tornerò umano perché qui le effigi costano parecchio, se ne trovano veramente poche, quindi preferisco giocare un po' da non morto. Anche perché qui comunque non ha senso essere umano, anche perché siamo ancora... Oh, finalmente sono riuscito a fare un tacco in salto.
Ecco qui. Che anche perché non ho ben capito come cazzo sia andata la dinamica. Dovrò riguardarmi questa parte del video perché... No, non ho mica capito il perché sono caduto giù in quella maniera. Devo essere sincero. Cioè, io non... Sono caduto giù così, non ho fatto... Ti faccio il culo. Ecco qua. Volevi fare il protagonista? Ma ci sono io qui. Ok. Allora, vediamo di fare le cose fatte bene senza rischiare troppo. Allora, prendiamo questo. Una torcia. Attiviamolo. Ok, adesso sicuramente arriveranno altri. Facciamo il nostro bel backstab. Anche a questo. No, non sono riuscito. La stamina. Mamma quanto che imbroglia. Quanto che imbroglia questo gioco con la stamina. Veramente, questo è facile da prendere. Ok. Altri? Ci sei tu e basta? Ok. Qui è abbastanza facile, come vedete, non è impegnativo. Se siamo arrivati fino a qui, non avremo grossi problemi, diciamo. A parte i salti, ovviamente. Poi c'è qualcosa da prendere qui dentro alla caverna, che non mi ricordo cos'è. Non è che abbia proprio una memoria di ferro per tutto, insomma. Cos'era? Un caschetto? Ok. Qui bisogna stare molto attenti e molto veloci. Spero di non fare cazzate, insomma. Non abbiate paura. Possiamo arrivare fino a qui. Anima di un cavaliere valoroso. Stiamo attenti. Ok, via. No. Ho failato, scusate. E te dove cazzo vieni fuori? E tu da dove cazzo vieni fuori? Maledetti. E questi da dove sono spawnati fuori? Maledetti bastardi. Ho preso anche paura. Fanculo. Maledetti, mi stavano per fottere. Anche perché sei concentrato a non farti fottere da quello. Via, veloce. Ok, ci siamo riusciti. Allora, qui passaggi segreti non ce ne sono. Prendiamo ciò che ci merita. Ciò che ci merita. Ma italiano qui, scorreggiuto. Prendiamo ciò che c'è là dentro, che è una buona spada. È una spada incantata al fuoco. Scala in D in forza e agilità. No, agilità in destrezza. Però questo è un po' meglio. Scala in C. Però effettivamente... teniamoci la spada di Aid. Aspettiamo un attimo che finisca di bombardare e scappiamo via. Quindi abbiamo tutto il tempo che vogliamo, come avete visto. Basta avere un attimo di accortezza. Quanti minuti? 9 minuti già. Vola il tempo qui, Vola. Il tempo vola. Allora, direi... Dopo aver preso questa spada, si potrebbe farvi vedere un piccolo shortcut. Fanculo, vi anticipo. E muori, bastardo. Allora, qui c'è sempre la nostra imboscata che ci attende. Via, bomba. L'abbiamo evitata per il momento. Ok, ecco qui. Oh, mi ha fregato sto bastardo.
tira la bomba, così vedo dove fa. Tira la bomba. Non tira la bomba, bastardo. Non volevo. Oh, 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 oh. Adesso la tiri. Ok, ricarichiamoci un attimino. Oh, e che cazzo è? No, 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 via, 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 via. La stamina, la stamina. No, 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 coglione, coglione. Devo stare molto attento perché questi sono tosti, eh. Questi sono tosti. Questi sono tosti. Puliamo l'aria, dai, veloci. Che poi cambiamo. Cambiamo luogo. Bene, 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 veloci. Abbiamo preso la spada. Ci potrebbe anche andare a livellare, però lo faremo. Lo faremo dopo. Lo faremo sulla prossima puntata. Per adesso parliamo con questa. Io ovviamente per il momento taglio, ok? Perché ancora devo avere delle risposte da voi che mi seguite. Allora, acquisto oggetto. Allora, a Majula c'è un mercante, c'è il fabbro che ovviamente se andiamo a parlare ci dirà mi serve la chiave, sono stato chiuso fuori, bla 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 bla. E questa chiave che lui cerca, che ci servirà per aprire il bottega, insomma, la venderà questa strega mercante. Quindi compriamo la chiave da lei. Compriamo anche una pietra di Pharos e poi anche una bomba. Ne compriamo... forse ce li ho già. Aspettate un secondo che controllo. Compriamo anche una bomba che vi faccio vedere uno shortcut molto molto utile. Ne prendiamo... no, 8. Prendiamo 2 per sicurezza. Dai, facciamo 4. Facciamo conto tondo. Prendiamo. Non ha senso prenderne 2. Eh? Non ha molto senso. Quindi ci siamo fottuti tutte le anime per livellare. Ok, non importa. Poi giù di qua. Ritorniamo umani. No, non ha senso ancora ritornare umani. Teniamocele buone queste effigi. Allora, andiamo a crearci il nostro shortcut. E poi direi di chiudere questa puntata, che non è stata proprio piena di emozioni, ma un po' esplorativa, dai. Non abbiamo fatto niente di tanto eclatante. Magari mi rifarò con il prossimo episodio dove mi farò il boss. Questo mi sembra che per il momento non si può aprire. Questo lo eliminiamo adesso, altrimenti ci prende alle spalle. Ok, sono passati 14 minuti, adesso ho la fissa dei minuti, scusate. Allora... mi ha già sentito questo, forse perché sono stato un po' troppo veloce, sono arrivato con troppo impeto. Tu muori. Ok, allora per il momento io lì non ci salirò perché è morte garantita. No, ho detto no. Volevo prendere guanti del soldato vuoto. Allora, adesso abbiamo 2 possibilità. Facciamo sì che lui ci colpisca con le sue bombe in una certa maniera. Tu da dove salti fuori non si sa. Oppure comprate 2 bombine. Ok, dove sono? Ah, avevamo anche queste qua. Beh, ok, non importa. Perché prendiamo 2 bombine e le lanciamo lì
dai barili. Ecco qui, creato il nostro shortcut. Bene bene, quindi andiamo a riposare a questo falò. Sono già passati 15 minuti. Dai, in altri 5 minuti, dai, facciamo in altri 5 minuti. Qualcos'altro, cosa c'è da fare qui? Non so. Io direi di tornare a Majula, ok? Chiudiamo la puntata a Majula. Andiamo la chiave al... apriamo, ok? La stanza per il fabbro. E vediamo se riusciamo a livellare e chiudiamo questa puntata. Parliamo un attimo con lui. Chi sei? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. Ok. I packed my tools in here. Seeing it was... But now somebody's got... Ok, praticamente il primo discorso che si fa quando si parla con lui. I'm a blacksmith. Sono un fabbro, portami la chiave, sbrigati, shop show, ok. Noi appunto abbiamo aperto, abbiamo comprato la chiave dalla mercante e adesso andiamo a parlare di nuovo. Ah sì, molto bene, bla 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 bla, bla. Ok. Adesso ovviamente lui ci dirà andate a farvi un giretto, vai a farti un giretto, scusa, e che poi arriverò, ok. Poi c'è da parlare con questo NPC, dai, quanti? 17 minuti, dai, voglio almeno sbloccare un po' gli NPC per andare un po' più, diciamo, più lisci. Allora, qui c'è un NPC molto interessante che ci darà molte cose. Sei un nuovo non morto, bla bla bla, ci darà informazioni sul luogo. Ovviamente adesso skippo e magari li spiego io un po' così. Io sono bla bla bla, skippo. Dirò io le cose essenziali che so. Bisogna continuare a parlare. Sì, sì, abbiamo tutti capito. Sì. Allora, parliamo fino a un certo punto e lui ci dirà: vuoi unirti al patto della Via Blu? Io dico di sì, dai, attiviamo tutti i patti. È un patto abbastanza interessante e ci dà anche l'anello del sigillo del blu che ci dà un po' di vita, se non erro. Dopo aver parlato costantemente con lui, ci darà la possibilità di apprendere il suo gesto, il benvenuto, parlare ancora con lui, ci darà le informazioni di dove andare, cosa fare, cosa non fare e stringere patto ovviamente. Ok, poi cosa c'è da guardare? C'è guardare qui da dietro che è un piccolo segreto, non ho capito se è una cosa che si sblocca andando avanti col gioco o se è una cosa da capire. È interessante. E questo è quante volte siamo morti. Siamo morti una volta per il momento perché sto giocando offline. Se invece giocavo online veniva fuori praticamente tutte le morti complessive dei giocatori di Dark Souls 2 su PC, ovviamente non per le altre console. Poi cosa c'è da parlare? C'è da parlare dalla figlia, chiamiamola pure figlia di Alvina, o la rincarnazione di Alvina, se ho capito bene come funziona questo gioco, che ci darà delle informazioni molto molto sexy. Ok, io comunque skippo, ragazzi, come ho detto, voglio fare le cose molto compresse, skippo. Ci darà i vari patti che siamo, cioè adesso sono via del blu, bla 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 bla. Possiamo parlare, abbandonare il patto o acquistare oggetti. Ovviamente ci darà gli ossi di ritorno e bla 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 bla, non credo che non abbia senso. Ci darà, prendo la freccia, un anello molto interessante che è questo,
che riduci i danni da caduta, molto molto interessante, e ci darà anche anche questo anello che permette di udire le voci dei nemici. E non solo, se non sbaglio, se non ho capito bene perché ne ho sentito parlare, io non l'ho mai provato, oltre che a parlare con certi NPC durante il nostro viaggio, perché ci saranno degli NPC particolari che richiederà questo anello per riuscire a sentirli, è un po' come l'anello che si prende da Snuggly dando l'elmo, quello della luce su Dark Souls 1. Adesso sto anche facendo un po' confusione. E va bene, ci dà un anello che possiamo parlare con non mi ricordo il nome, non fare questi fail, Brandy, dai, cavolo, no, quell'ana, Quellag, adesso non mi ricordo bene, quell'Ana dovrebbe, no, la sorella di Quellag, insomma, che stringiamo il patto con lei, eccetera eccetera. Se abbiamo quell'anello riusciamo a capire la lingua di la loro lingua, insomma. E questo è lo stesso per gli NPC. E oltre, in teoria, possedendo questo anello possiamo comunicare con gli altri con le altre persone che invitiamo nel nostro gioco, o addirittura anche sui PvP. Quindi è un po' strano, ci devo capire ancora, anche perché non ho letto informazioni, no, cioè non sono andato a leggermi informazioni, quindi sono cose un po' vaganti così. Quindi è una cosa che magari approfondiremo più avanti, o se qualcuno appunto di voi già conosce e lo ha già provato, mi può anche fare questa cortesia di confermarmi questo sentito dire, insomma. Via, veloci, qui ci sono delle cose che è meglio da non prendere, ci sono dei maialini. Ma qui è meglio lasciarli lì. Qui c'è un altro mercante. Bla 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 bla. Sì, sì. Che ci vende queste bellissime armature. Che il nostro prossimo obiettivo sarà appunto prendere l'armatura del falconiere. E come scudo. Come scudo niente. Per il momento non ci interessa come scudo. Quindi. Appunto, il nostro obiettivo sarà quell'armatura per il momento, se non ne troviamo di meglio. Poi qui c'è qualcosa da prendere che non mi ricordo. Frammenti di titanite, yeah, molto 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 yeah. Che cazzo ho fatto? Cioè, ho passato ore di gioco e tante volte ci ho provato a rollare lì perché non avevo voglia di fare le scale, e adesso per caso mi viene fuori. Ok, bravo Brandy, continua così. Ah, un'altra cosa, ho fatto una piccola modifica e rettifico il discorso che avevo fatto sul primo, no, sul secondo video che spiegavo un po' i comandi, che avevo detto un tasto a caso R3 per il salto, adesso non mi ricordo. Beh, praticamente avevo detto che avevo configurato il joypad, ok, i comandi come Dark Souls 1. Mi sono pentito amaramente e praticamente ho rimesso come salto predefinito, ho messo il salto come è di scusate, come te lo dà in default. L'ho messo qui su questo, sull'analogico sinistro, per capirsi, ok? Perché è molto più facile fare i salti con questo rispetto a questo. Vedevo che mi incappellavo parecchio, insomma, col B, insomma, per capirsi. Quindi io credo di aver fatto un giro abbastanza panoramico. Sono stato abbastanza succoso. Spero di sì, molto probabilmente durerà un po' di più di un quarto d'ora questo video, ma dovevo parlare con questi NPC perché l'altro ci dà l'anello, l'altro ci sblocca, bla 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 bla. Vediamo di andare su di livello, in velocità. Sì, sì, bravissima, bravissima, sei il Naraldo, sei bellissima, amore mio, ti amo tantissimo. Andiamo su di livello. Allora, io preferisco
andare su di forza e tempra. Tempra perché mi dà energia e mi dà equilibrio. Io odio quando mi fanno perdere l'equilibrio, cioè non sopporto il momento che mi staggerano. Quindi punterò di alzare soprattutto l'equilibrio. Da non sottovalutare l'adattabilità, mi raccomando ragazzi, e la forza, perché la forza perché comunque preferisco i spadoni, e quindi per avere gli spadoni serve molta forza. Quindi punterò forza e tempra e adattabilità per il momento. Vitalità la scarterò tantissimo, vi dico già subito, perché come vedete andando su di qualsiasi livello, ok, la vitalità, il PV, la vitalità cresce. Quindi per il momento andiamo su di tempra, che voglio sbloccare molto l'equilibrio. Quindi andiamo su di tempra e chiudiamo questa puntata. Siamo già a 26 minuti, va bene che ci saranno dei taglietti, però ok. Quindi mamma siamo di fottuti non morti, no scusate, almeno questa, siamo morti proprio in maniera più budella possibile. La morte numero uno di Dark Souls appunto sono i salti, le scale, le disattenzioni, eccetera eccetera eccetera, e noi oggi siamo stati fregati appunto da questi. Quindi ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, ci sentiamo alla prossima. Un commento, un pollicione, un mi piace, quello che volete, consigli, sono tutte cose ben accette, e quindi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.